Signori, oggi facciamo un bellissimo gioco. Prego, ammirate tutti e imparate qualcosa. Oggi vi farò vedere come si utilizza una pistola senza guardare. E vi assicuro che anche senza guardare io riuscirò a colpire il mio obiettivo. A differenza di voi, che anche con i vostri occhi aperti in pieno giorno non riuscite a colpire una sola persona! Ok, cominciamo dal più facile. Colpirò il mio bersaglio. Incredibile. Visto? Quello è un soldato. Nonostante gli ho sparato in pieno petto, lui è riuscito a rialzarsi. E cambiamo arma anche. Oh, proviamo questa fantastica arma. Sì, questi sono i soldati che voglio. Quando vi sparano, vi dovete rialzare. Vogliamo fare una prova? Su! Lui non ha capito! Ed è per questo che non andremo mai da nessuna parte, non diventeremo mai dei bravissimi terroristi! Perché non imparate dalle lezioni! Ma voglio darvi ancora una possibilità perché sono sicuro che questa volta ce la faremo. Lubov nell'ultima operazione ha fallito e così abbiamo perso tutto il nostro archivio di pornazzi. Lo so, avete passato dei brutti giorni ultimamente perché non avete avuto altro da fare. In compenso avreste potuto allenarvi un po', per esempio con queste armi. Ma essendo degli emeriti imbecilli che non sanno neanche restare in piedi dopo un cazzotto... Bravo, complimenti. Tu sei promosso. Ho deciso di rendervi le cose un po' più facili, poiché se voi idioti dovreste fallire un'altra volta, questa volta l'obiettivo del nostro nemico sarà su una nave. Una nave che non può raggiungere perché è già al largo. Quindi voi non dovete fare altro che rallentarlo. Rallentarlo. E rallentarlo. Nella speranza che la nave arrivi abbastanza lontano da non essere più presa dal nostro nemico. E visto che stiamo parlando di un'operazione in prossimità del mare, fate molta attenzione se non volete diventare cibo per pesci! E adesso forza! Preparate la vostra crema solare e i vostri gonfiabili e andate al lavoro! Bene, questa è la situazione, ti trovi a Mogadiscio. Devi piazzare delle cariche di C4 su delle casse di armi, dopodiché raggiungere il ponte, quindi il faro, e da lì dovrai cercare di colpire il tuo obiettivo che si trova su una nave che si sta già allontanando dalla costa, quindi fai in fretta. Ah, solo questo? Volete anche che vi porti un caffè? Il tempo stringe, muoviti invece di dire stronzate. Beh, ok, comunque la nave la vedo da qui, eh. Sicuramente posso anche andare dritto e raggiungere direttamente il mio obiettivo anziché fare tutto il giro. No, assolutamente, non devi sfruttare i bug. Fa la tua missione e porta a termine gli obiettivi seguendo le regole del gioco. Ma non è colpa mia se gli sviluppatori fanno i bug. Ascolta, questo gioco è molto meglio di tanti altri giochi che si fanno pagare 40 euro. Quindi goditelo, non sfruttare i bug e sta alle regole del gioco. Ok. Vado. Un coltello per sfilettare il pesce mi hanno dato. Vabbè. Andiamo. Magazzino di armi. C4. Faro. Boom. Si torna a casa. Sembra facile. No, perché non riesco più a correre. Ma che diavolo... C'è una cassa volante qui. Per qualche strano motivo non riesco più a correre. Sarà lentissima questa missione. Boom. Che bello poter saltare giù dalle finestre. Sono in piena luce e non riesco neanche a correre. Stai giù. Prendere sta! Prendere sta!
rimasto seduto. Vabbè, rilassati. Vai, dai. Vai, rilassati, vai giù. Vabbè, di casse, di armi, neanche l'ombra. Che si chiama Waza? Ma da dove, diavolo? Puntano poi. Ok. E ok. Ah, che strazio non poter correre. No. Forse sono queste. Oh. Bene, C4 piazzato. Qui sopra mi pare di aver visto qualcuno. Ah, che belle le mie abilità di Spider-Man. Cosa? Oh, Gesù! Corri! Ah, eccolo il faro. Piazza il C4 nelle casse d'armi, raggiungi il faro... Cazzo, avvisa prima. E poi, obiettivo opzionale, disattivare l'allarme per evitare l'arrivo dei rinforzi. Forse quello lì su. Dobbiamo raggiungere il tetto. Raggiungiamolo. Allarme disabilitato. E la via per il faro sembra libera. Che bello potermi lanciare dal tetto senza morire. Mi risparmia un sacco di tempo. Nessuno a guardia del faro. Ok Ben, vedi quella nave che si sta muovendo? Sì, certo che la vedo, è proprio davanti a me. Bene, lì sopra c'è il tuo obiettivo. Tiro pulito e assicurati di farlo fuori. La fai facile, eh? Ok. Cerchiamo di tirarlo giù a primo colpo. Vediamo. Occhiali, gilet, gettina. Il classico terrorista. Ottimo lavoro Ben, è cibo per pesci. Adesso raggiungi l'estrazione. Ti sto mandando un elicottero. Vai in fretta, ti stanno già sparando addosso. Sì, me ne sono accorto. Oh cazzo. Ma perché sta suonando l'allarme se l'avevo disattivato? Ragazzi, calma, non posso correre, quindi pazienza. Via, via, via. Bella grossa questa corda. Parti, parti! Adios, Mogadiscio.